Kosovskaya. Well, now, couple number nine. Representing the Ukraine, Belousovskaya e Igor Maliar. Vedo ormai non si contano più, praticamente il 60% credo che di questo campionato è fatto da atleti che vengano dalla nazionalità dell'ex Unione Sovietica, e molti non validi, ma molti abbiamo visto estremamente validi. E penso che Elena sia la più giovane partecipante a questi campionati europei, ha soltanto 13 anni. Belousovskaya, Igor Maliar dall'Ucraina, lei è di Odessa, diciamo una bambina proprio, nata il 7 gennaio dell'80, quindi farà 14 anni il prossimo 7 novembre. E lui invece di Donetsk è a 22 anni e naturalmente è una bella occasione, vedete all'opera per una giovanissima così, anche facile per tutti questi sollevamenti, pesa pochissimo. È facilissimo. In effetti, 32 kg. Dice la scheda, 32 kg mi sembrano pochi, in effetti comunque è molto leggera, è magrissima, tanto vediamo il bel sollevamento che hanno presentato con questi bei, adesso vedrete il cambio di posizione con una mano sola, chiaramente quando poi questi sollevamenti da due mani l'uomo la presa la fa con una mano sola, il sollevamento acquista di valore perché è molto più difficile, buona anche la trottola. Il doppio axel non era molto bello in effetti in singolo e spero che i giudici li mettano alle spalle della coppia italiana. No, purtroppo li hanno messi proprio davanti, anche questi davanti alla coppia italiana che scala così la coppia italiana in quinta posizione. E beh, hanno eseguito questo sollevamento senz'altro molto più difficile, il doppio axel, quindi dobbiamo dare adito alla giuria che sa fare il suo lavoro. Com'è bella e diplomatica Marina questa sera, che parla bene subito della giuria. Comunque, no, naturalmente sono, tra l'altro l'Italia è rappresentata in questa giuria, per cui siamo, come dire, tranquilli sotto certi aspetti, che perlomeno anche i nostri atleti sono aiutati. E poi, come potete vedere, praticamente ben 8 atleti li hanno messi 8 in quarta, 8 atleti, giudici, sì, scusami, li hanno messi in quarta posizione, quindi è un giudizio proprio unanime. Veramente di